Innanzitutto ci scusiamo per il ritardo e c'è stato questo imprevisto della pioggia, che non, sicuramente poi non pioverà, per cui abbiamo dovuto traslocare, come vedete, tutti gli strumenti. Siamo contentissimi di vedervi così numerosi, questo primo appuntamento del Festival di Musica da Camera che nasce quest'anno, è un'idea di alcuni docenti del Vittadini che desideravano offrire un'opportunità ai ragazzi che hanno sofferto questi ultimi 18 mesi per l'assenza di palcoscenico, per cui ci sembrava un'opportunità che potesse dar loro anche nuova vitalità nei confronti della musica e abbiamo cercato di offrire questo momento. Ci alterneranno sul palco stasera i nostri allievi, ai concerti alle 18:30 saranno solo i nostri allievi, alla sera invece, se qualcuno di voi dovesse tornare, ci saranno i nostri ex allievi che invece stanno iniziando la carriera professionale e poi i docenti stessi, per cui una sorta di collegamento fra l'oggi che sono gli studenti, il domani che sono gli ex studenti che iniziano la vita professionale nella musica e i docenti che invece sono i professionisti già affermati, sperando che i nostri ragazzi un domani siano al nostro posto. Questo festival è stato possibile grazie ai contributi della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo, che ringraziamo sentitamente, e grazie al patrocinio anche di Supavia e della Fondazione Fraschini, non ultimo anche dal nostro istituto stesso, che attraverso tutto quello che è la struttura amministrativa e didattica è riuscita a mettere insieme 5 giorni di concerti, 2 concerti al giorno, 52 strumentisti e 20 gruppi. Vi posso garantire che non è stato facile e ci si alterneranno sul palco di tutto, dagli strumenti a percussione, il quartetto classico, e speriamo che questa varietà che mostra anche alla città a cui siamo debitori per la nostra esistenza, questa diversità di strumenti possa anche rappresentare il nostro istituto. Vi ringrazio e vi lascio ai ragazzi. Buona serata.